Bentrovati dalla redazione del Capoluogo con la nostra rubrica politica, abbiamo la presunzione almeno di chiamarci così, Grand'Angolo. Oggi, come potete vedere, abbiamo come ospite l'onorevole Stefania Pezzopane, che è da un po' che non tornava a trovarci perché è sempre molto preziosa, devo dire. Non si dona così facilmente, ovviamente sto scherzando. Onorevole Pezzopane, niente, stasera io vorrei fare con lei una chiacchierata, come è capitato di fare con altri suoi colleghi, un po' in generale, una panoramica per cercare di portare in termini di conoscenza un po' più, come posso dire, più recepibile, più semplice, l'interpretazione di una serie di avvenimenti, di cose che succedono in giro per il mondo, in giro per l'Europa, per l'Italia, per questa regione, in questo comune. E un po' alla volta, magari anche con più puntate, lo faremo in maniera più accurata. Oggi diciamo che partiamo così. E io pensavo, poco prima che lei arrivasse, a cosa potessi chiederle. E allora ho pensato di iniziare con una piccola, chiamiamola, una provocazione, perché lei poi non è che c'entri direttamente, una provocazione lanciata al mondo, via. Parliamo di Europa, cominciamo dall'Europa. E così analizziamone un attimo lo stato di salute generale. E vorrei che lei, ecco, analizzasse questa cosa. E prima di farlo, però, io lancerei questa piccola, così, diciamo, punzecchiatura. Cioè, io da cittadino della strada vedo un'Europa con commissione bloccata. Perché? O meglio, dei perché si conoscono, ma magari quelli veri poi non sono alla nostra portata. Vorrei parlare un attimo dell'atteggiamento che ha avuto l'Europa sull'immigrazione, lasciando perdere le polemiche nostrane, cioè tra il sono più bravo io, sei più bravo tu, meno con me, di più con te, eccetera, ma proprio in generale come atteggiamento di questa entità nei confronti dei flussi migratori. E per poi passare a quella che è forse la ragione di tutti questi problemi, che è l'impalcatura istituzionale complessiva dell'organismo Europa, che io sintetizzo in realtà allo sbando, per una serie di intersezioni tra Commissione, Parlamento, Consiglio europeo, non si capisce chi comandi su che cosa. Ecco, questo, diciamo, è il sasso lanciato nello stagno e vorrei che lei, ecco, ci illuminasse un attimo, ecco. Ci provo partendo dal principio che io sono una europeista convinta da sempre. Ero una giovane militante di sinistra e sognavo già gli Stati Uniti d'Europa. Ho attraversato queste fasi complesse e delicate e non ho cambiato idea. Penso cioè che l'Italia abbia una sua possibilità, una sua chance solo collocata in una dimensione più ampia e connessa agli altri stati europei. E penso però che l'Europa, così come era delineata nel sogno di Spinelli, non abbia poi trovato tutte le sue vere possibilità e che oggi l'impalcatura istituzionale dell'Europa intesa come Unione Europea è un'impalcatura complessa, quello sì, e che gli stati devono cercare di semplificare e non di complicare, e anche questo credo che sia una missione di questo Parlamento europeo, il nuovo che è uscito dalle elezioni europee. Però mi sento incoraggiata dal fatto che tutti i momenti anche drammatici in cui paesi europei hanno messo in discussione l'Europa, penso alla vicenda Brexit o penso alla Grecia e alla grande crisi che ha attraversato e da cui ancora non esce complessivamente, abbiano ancora di più dimostrato che altre strade per i paesi europei non possono che essere strade disconnesse. Quindi, fermo restando che non tutto va bene e che alcune cose vanno cambiate, la missione dell'Europa è ancora molto forte. Anche perché, come abbiamo visto, sia per le problematiche internazionali, sia per le problematiche delle macroeconomie, dei grandi flussi economici e finanziari, i piccoli paesi, i singoli paesi non reggono la botta. Pensiamo all'Inghilterra. L'Inghilterra fa
il referendum, decide di uscire dall'Europa, e si apre una crisi economica e finanziaria mostruosa, e adesso tutto il problema, sono caduti un paio di governi e in Gran Bretagna, tutti i problemi sono come gestire per una parte del popolo il reingresso, quindi come annullare il referendum e per altri come non uscire. Io forse ho sbagliato domanda, onorevole, o forse lei è troppo brava. No, no, non lo so, adesso vedremo. Diciamo no, che cerchiamo. Allora io adesso la cambio, la domanda rapidissimamente, facciamo finta di nulla. Che Europa ci lasciano le ultime elezioni europee? Beh, un'Europa sicuramente più europeista, perché appunto coloro i quali si erano candidati con l'idea o di uscire dall'Europa, e già lì c'era una contraddizione, o di negarle il valore aggiunto, e sono stati di fatto impoveriti, nel senso che non guardiamo solo all'Italia, guardiamo ai partiti europei. In realtà da queste elezioni europee è uscito rafforzato proprio tutto il coacervo di forze europeiste, tant'è che paradosso abbiamo presidente del Parlamento europeo un esponente del Partito Democratico. Sì, però mi perdoni, lei adesso ha fatto questa affermazione che a una prima analisi risulta vera, ma la domanda, scusi, faccio un'altra domanda, senza il voto dei 5 Stelle italiani questa Commissione europea non sarebbe partita? Questo, guardi, è una riflessione che ho mutuato da un talk show nazionale. Allora, senza questi voti non sarebbe partita, nonostante sia, tra virgolette, teoricamente partita, perché di fatto ancora non si è insediata per la mancanza di due commissari, due o tre, adesso non, ieri, oggi o ieri è stato, sì, mi sembra, delle assenze. Abbia passato il vaglio del Parlamento, quello francese, c'è un problema su quello inglese e su un altro ancora che non ricordo. Ma come mai allora questa commissione non si chiude? Quali sono le ragioni per le quali il Paese, se la vittoria degli europeisti, e lei sta parlando con un europeista, no? Vorrei sgombrare il campo da ogni dubbio. Ma se dietro l'affermazione hanno vinto gli europeisti, non vedo conseguenze coerenti, o mi sbaglio? Insomma, diciamo che ci si sta avviando in tutte le scelte comunque in un sostegno verso quel tipo di posizioni. Non prevale la posizione anti-euro di distacco. No, oramai anti-euro non c'è più nessuno. Appunto, sono state velleità istantanee e momentanee, tanto per, non dico per prendere un po' più di voti, ma poi alla fine sono state, come si è visto, sia in Inghilterra che in Grecia, controproducenti. Ma sulla questione Movimento 5 Stelle, ma soprattutto presa di posizione del Presidente del Consiglio, del governo allora giallo-verde, sulla Commissione europea, che è maturato anche un cambio di prospettiva politica italiana. Che nulla a che vedere con giochi di palazzo. Che è solo, può esserci non è un risultato, anche, o è un risultato politico. Non... Beh, io credo che Conte, dai primi passi, anche dal primo discorso fatto già quando era presidente del Consiglio del governo giallo-verde, lui già lì mostrò una chiara e netta posizione europeista, e in tutte le fasi del governo giallo-verde, quindi sostenuto da Movimento 5 Stelle e Lega, è stato anche per alcuni versi abile, tant'è che è stato giudizio... abilissimo, perché il voto dei 5 Stelle, degli eletti dei 5 Stelle, certo non era europeista, cioè in questo senso io parlo di gioco di palazzo, cioè, sì, non... è riuscito a cambiare una linea, e io questo lo considero comunque un gesto di abilità, perché ha retto la linea e ha fatto la trattativa con l'Europa, che se non fosse stata in quelle forme probabilmente il governo giallo-verde sarebbe caduto dopo pochi mesi. Comunque è riuscito a farlo reggere, però
secondo me, uno dei motivi veri della caduta del governo poi è stata proprio la trattativa con la Commissione europea. Quindi, al di là, diciamo, del fatto che sono europeista, che ritengo che si metteranno d'accordo e che poi dovremo vedere però cosa il Parlamento europeo e come le commissioni riusciranno a invertire una rotta, perché che si debba invertire una rotta, questo è evidente. E penso che quello che è successo quest'estate è molto connesso con le elezioni europee ed è molto connesso con la posizione che Conte ha assunto. Quindi sia sulla dimensione europea che sulla vicenda politica italiana, quel voto e quella scelta sulla Commissione europea hanno avuto e insomma è stato determinante. Arriviamo all'impalcatura istituzionale dell'Europa, cioè che vede fondamentalmente tre organismi, no? Cioè il Parlamento europeo, teoricamente, mi lasci passare il termine, cioè il termine teoricamente, perché poi di fatto spesso non si rivela così, sovrano, la Commissione europea, che altro che è l'organo esecutivo delle direttive che il Parlamento, e questo Consiglio europeo, costituito dai capi di Stato, eccetera, che alla fine fa passare solo quello che vuole, quello che al proprio interno gli equilibri ci portano ad avere. Un'impalcatura così, la mia opinione, non credo che possa né da una parte andare avanti, ancora per molto, se si vuole far funzionare l'Europa, perché l'Europa ora si trasforma in un, come diceva lei, in un vero paese, o se no credo che ogni mese ci troveremo di fronte a rigurgiti anti-europeisti, perché la volontà del popolo quasi mai viene rispettata. Lei che cosa ne pensa invece? Diciamo, non sono un'esperta. Vabbè, nemmeno io, stiamo parlando così. Quindi parliamo, diciamo, per l'esperienza che stiamo vivendo entrambi da due punti di vista diversi, ma che poi alla fine su un punto sicuramente conciliano, che al di là dell'impalcatura istituzionale, a cui non saprei dare oggi un'alternativa, perché sono tre organismi che rispondono a tre logiche completamente diverse, perché il Parlamento è appunto un Parlamento che poi in realtà non fa leggi, ma fa comunque direttive, certo, a cui poi i paesi devono comunque aderire con voto parlamentare, quindi non sono leggi, ma in qualche modo condizionano la legislazione dei singoli paesi, quindi di fatto operano in quella direzione. Poi la Commissione europea predispone, determina sulla base delle decisioni sia dei singoli paesi che del Parlamento delle iniziative, e poi c'è il Consiglio d'Europa che si occupa anche di questioni strategiche, anche della difesa, se vogliamo, cioè di questioni mondiali. E quindi sicuramente in essi tre organismi vanno approfonditi. Quello che mi sento di dire è che tutti e tre gli organismi dovrebbero operare per una maggiore coesione, cioè dovrebbero operare non nella logica di vinca il più forte, ma nella logica di portare avanti un disegno europeo. E forse è qui che marchiamo, diciamo, non solo un ritardo, ma anche una difficoltà. Si segna il passo, via. Qui si segna il passo, anche perché c'è un peso di alcuni singoli paesi che è un peso massiccio. In questo senso, ecco, io credo che un pochino l'opera di Conte abbia recuperato, ma che non sia ancora sufficiente. E va bene, abbiamo esaurito il tema Europa. Con una grande, diciamo, speranza, perché io sogno davvero gli Stati Uniti d'Europa, cioè sogno un'Europa federata, il grande sogno che da ragazza mi portava a vedere l'Europa come una dimensione in cui mi sarei trovata più a mio agio, e che poi è stato il motivo per cui tanti giovani, tanti ragazzi hanno fatto anche delle scelte,
se ci pensiamo, dalla generazione distante a cui io appartengo, ai ragazzi di adesso, i nostri figli alla fine, per loro l'Europa è più vicina per tanti versi, perché sono nati i ragazzi d'Europa, però è meno conosciuta come, come presidio istituzionale, come architettura, quindi è evidente che dobbiamo fare ancora un cammino molto lungo. Quindi, al momento resta un grande sogno, via. Un ecco, grande sogno. Parliamo un po' di casa nostra, parliamo dell'Italia. Lei ha citato prima agosto, quello che è accaduto ad agosto, così evocato anche dei possibili perché, ma questo a noi adesso interessa poco. È relativamente. Quello che a me personalmente, penso anche chi ci ascolti, quello che interessa è capire cosa stia succedendo, e anche qui, no? Lo spettacolo, la trasmissione che ci viene, che ci troviamo a guardare, parla, per me che sono forse un po' pessimista, ma non vediamo il governo in continua fibrillazione, questo è fuori di dubbio, io non voglio sapere di chi siano i torti, di chi siano le ragioni, ma la foto è questa. Un governo in continua fibrillazione su temi taluni importanti, altri forse molto meno per i cittadini. Una finanziaria che, vi giuro, io perché non sono un tecnico, però cerco di documentare, faccio fatica a comprenderne il punto di arrivo, no? Perché c'era un post molto bello, molto simpatico, su Facebook oggi, in cui c'era una persona sicuramente in polemica col governo, quindi sicuramente di parte, io non che però diceva, cioè, ringrazio il governo per avermi tolto non so che cosa, in maniera che io possa pagare la plastic tax piuttosto che questo, piuttosto che... cioè la sintesi era partita di giro, scelta politica forte, assente, questo è quello, poi magari ci sbagliamo, però non... E poi ecco, vorrei che lei, perché qui parliamo di l'IVA, cioè questa grande operazione sull'IVA e la pressione fiscale, che sono due cose anche lì un po' incomprensibili, perché secondo me sull'IVA non si può parlare di IVA come scelta di indirizzo politico, perché poi l'IVA era una cosa quasi obbligatoria, in un modo o in un altro bisognava andare, nessuno poteva permettersi di sballare questo limite. E poi tutti parlano di pressione fiscale, secondo me a torto, perché la pressione fiscale si calcola alla fine, in genere non è mai possibile prevedere quale sia poi il drenaggio, no? E quindi la pressione fiscale sul... E poi vorrei 3 minuti alla fine il caso Ilva, che ecco, questo sì è un tema serio, ma non per Taranto, non per l'Italia, credo per il pianeta intero. Cominciamo con l'IVA. Io direi di cominciare con l'IVA, perché quest'estate, quando c'è stata la grande crisi, ovvero Salvini che decide di chiudere l'esperienza di governo con i 5 Stelle, erano già i giorni in cui si predisponeva la nuova legge di bilancio. E il governo non aveva dato nessuna indicazione a chi opera dentro le strutture burocratiche per costruire una legge di bilancio. Per cui la legge di bilancio precedente, quella 2019, prevedeva lo scatto di aumento dell'IVA, che avrebbe comportato nelle tasche degli italiani e diciamo di una famiglia media un esborso aggiuntivo di circa 600 euro annui. Tagliare l'IVA non era nei calcoli del governo giallo-verde, non lo avevano attivato, non era un meccanismo che era predisposto e non era scontato, perché la scelta che il PD fa in quei giorni, dopo un travaglio, è quella di salvare il Paese da una crisi economica enorme, che era fatta di spread che stava andando a livelli
come avevamo conosciuto nel 2011, l'IVA di cui tutti erano spaventati e, diciamo, altre situazioni che stavano esplodendo. Rimettere a posto l'IVA è significato trovare 23 miliardi, che sono una cifra enorme. Sono, diciamo, 2/3 della manovra. È una cifra grande, importante. Gli italiani l'hanno data per scontata, ma scontata non era. E lì c'è stato un grave difetto di comunicazione del governo, che, poiché è nato per bloccare il picco dello spread e rimettere a punto una strategia per bloccare gli aumenti dell'IVA, appunto ha dato l'idea che ormai c'era il governo e quindi quello si faceva, ma noi lo dobbiamo approvare in manovra. E se non avessimo messo tutti e 23 miliardi, avessimo scelto di appostarli in altre cose, sicuramente gli italiani allora si sarebbero accorti che non era scontata. Per dire, noi potevamo anche non mettere tutto sull'IVA e decidere di fare le tipologie, come pure qualche forza politica aveva proposto, no? E non bloccare tutti gli aumenti, ma distinguere tra certi settori di commercio, certi settori di imprese. Invece si è deciso di bloccarlo su tutti i versanti. Potevamo decidere di mettere 15 miliardi sull'IVA invece di 23 e altri spalmarli altrove, invece si è deciso di farla tutta. Ora la danno per scontata, ma non è scontata, e se gli italiani nel 2020 non avranno questa, questo furto, tra virgolette, dalle proprie tasche, è grazie a una manovra importante che abbiamo fatto. Quindi, anzi, approfitto proprio anche di questa chiacchierata piacevole per dire che era tutt'altro che scontata. Poi nella manovra ci sono anche altre cose che non sono di poco conto. Si è molto discusso, perché siamo un paese un po' strano, su questa questione della plastic tax. Ci arrabbiamo magari di spendere 0,2 centesimi per la busta. Poi però piangiamo le lacrime del coccodrillo quando il capodoglio sulla costa no, no, ma del per mare. Carità, no, ma nessuno quindi discute. È evidente no, che onorevole, ci vuole una misura. Onorevole, per carità, no, questo lo dico a difesa della no, mia intelligenza. No, no, nel senso, no, 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 mi rivolgo no, a chi cioè, nel senso che nessuno discute adesso, l'utilità di togliere di mezzo la plastica. Per esempio, non adesso sta parlando c'è questa moda delle borracce, no? Sì. Simpaticissima, la borraccia di metallo o di vetro, che ovviamente sostituisce la bottiglia di plastica e che è un gesto che ogni singolo cittadino fa per dare un segno. Però capiamo bene che se la produci ecco, da qualche parte va. Caso Ilva, questo ecco qui io proprio, poi chiudiamo, forse non parleremo nemmeno della regione perché siamo andati, ne parleremo la prossima volta. Caso Ilva, caso il governo Ilva. Cosa succede? Cosa in succede? Parole comprensibili, però perché da buon avvocato succede che non possiamo accettare da parte di un'azienda, qualsiasi essa sia, un'azione sì, di non, questa non, natura. Mi scusi per capire, cioè, non l'accettiamo, ma cosa possiamo fare? Ecco, questo è il governo sta. Il governo cosa può fare e cosa sta facendo? Il governo sta ragionando con molta serietà su questa norma, che carica su chi interviene sull'azienda, sul recupero, diciamo, delle attività produttive dell'azienda, e portando sulla stessa azienda il carico di tutte le pendenze, anche giudiziarie. Quello mi sembra sia un tema però mi sembra un po' superato perché dalle dichiarazioni del primo ministro del presidente del consiglio, cioè la società pare abbia dichiarato che a prescindere dallo scudo giudiziario oramai hanno detto che a fine dicembre chiuderanno il primo altiforno o i primi altiforni, non so quanti siano. A maggior ragione. Ma cosa possiamo fare?
un privato se ne va, che sta ragionando, il governo sta ragionando persino di intervenire con pubblici denari. Ah, ecco, questa è una risposta che io peraltro apprezzerei anche. Non... Il governo sta ragionando di intervenire con risorse pubbliche dentro un'altra compagine. Compreso il risanamento ambientale. Compreso il risanamento ambientale. Operazione stimata in... Molto grossa. Immagino qualche decina di miliardi sicuramente, immagino. Un'operazione molto grande che prevederà una norma a supporto. Credo che quando Conte è andato lì a parlare con i lavoratori ha fatto un gesto di coraggio, ci ha messo la faccia e non è che poi ci vai... Beh, è la sua terra, come... non è... Io devo dire che ero molto prevenuta nei confronti di Conte. Arrivato lì da questo matrimonio spurio di Lega e 5 Stelle, figura poco conosciuta, però ho riscontrato in più occasioni che ascolta molto e che poi quello che ascolta lo decodifica e lo trasforma in azione. Su questo dell'Ilva ci giochiamo, comunque, ma è chiaro che sull'Ilva ci giochiamo un pezzo di futuro di questo governo, questo è evidente. Assolutamente, rapidissimamente, perché due passaggi li devo fare. Questi sono entrambi, non cattivi, perché i cattivi sono un po' forse scomodi, diciamo così. Regione, non voglio parlare di amministrazione, non voglio parlare di giunta, ne parleremo, le prometto, anzi, porte aperte all'onorevole Pezzopane. Regione, si parla, si cosa, si dispa, Legnini, se ne va, non se ne va, cosa c'è di vero e se ci fosse di vero lo considererebbe una cosa opportuna? Legnini è una figura dello Stato, è un uomo di Stato. E perché è venuto a fare il candidato allora? Ha fatto il candidato e ha fatto bene perché ci ha dato energia. È un ottimo consigliere regionale, coordina il centro-sinistra. Su di lui c'è un'aspettativa anche perché possa svolgere altre funzioni. Al momento però è consigliere regionale del centrosinistra. E questa cosa già abruzzese mi rassicura perché considero Legnini ed è una figura molto assolutamente preziosa di primo piano. E il fatto che se ne vada potrebbe essere considerato però forse un piccolo tradimento? Cioè fare una campagna elettorale, fammi fare il presidente, no, la regione ha bisogno di me, il centrosinistra ha bisogno di me, poi andare via perché perdi? No. Io credo che Giovanni Legnini, per come lo conosco, per come è fatto, per come è strutturato, se dovesse decidere di lasciare lo scranno del Consiglio regionale è solo per continuare questa sua opera di servizio nei confronti dell'Abruzzo. Perfetto. Finita la regione, cattivissimo, questa domanda mi rendo conto, però ogni tanto bisogna farla. Però me la sono cavata. No, perché lei è brava, quindi non... E vediamo con la prossima. Comune dell'Aquila, non mi interessa l'urbanistica, non mi interessa neanche l'ambiente, mi interessa solo una cosa. È vero che lei sarà il prossimo candidato sindaco? Ma al momento proprio direi proprio di no. Eppure? Direi proprio di no. E perché gira questa voce? Non lo so perché gira questa voce. Sono lanciatissima nella carriera parlamentare, sono relatore adesso al decreto sisma, mi sto prendendo delle belle soddisfazioni, dei bei risultati. Legnini in regione e lei in comune potreste essere un bell'asse. Ma io credo che qui il centrosinistra, anzi un centrosinistra molto aperto, molto nuovo, molto più simpatico, permettimi di dire, di quanto non lo sia, debba fare un bel percorso, perché oggi penso che il centrodestra sia molto forte, pure se non amministra bene, anzi si amministra molto male, la vicenda Ama in questi giorni Di questo parleremo un'altra volta, no, perché no, ho delle domandine. Faccio solo un esempio, dimostra che rompere i meccanismi poi
non sempre consenti. Certo, devi avere, devi avere la... Quindi io credo che innanzitutto il centrosinistra debba fare un percorso umile, di territorio, di rapporti, di concretezze, e poi si vedrà. Grazie onorevole Pezzopane, alla prossima. Arrivederci a tutti, alla prossima puntata di Grand'Angolo.